Al comunale di Talamello si affrontano davanti a un nutrito numero di persone Nova Ferte e Accademia Rimini. Maglia giallo-blu per i padroni di casa, maglia bianca per gli ospiti. La formazione di Mainardi mette in vetrina il numero 9 di casa Marco Sartini, autore dei gol del momentaneo vantaggio. L'Accademia invece, specie contropiede, si affida all'estero alla fantasia di Gigante. Temperatura attorno ai 6 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, in avvio di gara subito in evidenza Gigante che scatta sul filo del fuorigioco ma pecca di freddezza di fronte a Marini. L'Accademia studia l'avversario e prova a fare la voce grossa, ma la conclusione di Mordini è centrale. Più pericolosa la conclusione dello stesso numero 8 sul quale Marini è costretto a ripiegare in corner. In Nuova Ferte, dopo i due timidi tentativi con un'azione corale, esegue questo tiro cross sul quale Canziano fa buona guardia rifugiandosi in corner. Sul versante opposto Mordini di piatto, servito da Gigante, alza la mira. Ma poco dopo applausi ancora una volta scena aperta per la pallatona d'opera dell'estremo di casa Marini, che tiene a galla i suoi superandosi un giro di lancette dopo respingendo di piede un tentativo che pareva già destinato in fondo al sacco. Sul momento migliore ospite arriva la doccia fredda chiamata Nuova Ferte. A Sartini si aggiusta la sfera, è tempo di girarsi e infilare Canzian che nulla può. Bello il movimento dell'attaccante in maglia numero 9. La gioia però dura lo spazio di 2 minuti, poiché l'Accademia con lo scatenato Gigante previene a pareggio sfruttando l'ennesima discesa sulla destra dell'esterno in maglia numero 7. In chiusura di tempo il Nuova Ferte prova a colpire da calcio piazzato ma nulla da fare, mentre l'Accademia non sfrutta a dovere l'ennesimo contropiede. Nella ripresa, padroni di casa pericolosi da calcio piazzato, ma non trovano il bersaglio, mentre l'Accademia va vicinissima al vantaggio con Marini, bravo a deviare la sfera in calcio d'angolo. Ma ancora una volta il Nuova Ferte alza la voce. Questa volta Simoncini a beffare il portiere ospite con una staffilata dalla distanza che Canzian vede partire all'ultimo. 2-1 e gioia, giallo-blu. L'Accademia non rimane a guardare, ma i due tentativi arrivati nello spazio di 60 secondi non portano all'esito sperato, prima che sul versante opposto Sartini spari addosso a Canzian il possibile colpo del KO, che potrebbe arrivare attorno al 20° quando lo stesso numero 9 con un tiro al giro centrale centra la traversa. Da gol mangiato a gol subito, dall'altra parte una discesa sul versante sinistro viene tramutata in rete dal neo entrato Pavan, ristabilita dunque la parità in campo. In Nuova Ferte accusa il colpo ma tenta di ferire l'avversario, ma Sartini, seppur toccato, viene invitato a rialzarsi dal direttore di gara. Con il proseguo dell'azione l'Accademia raccoglie il pallone, lo consegna nei piedi di Volanti che fa volare i suoi eseguendo il tiro della domenica che vale i 3 punti per l'Accademia Rimini. Nel finale, altra occasione per Pavan, ma qui allarga troppo il tiro che si spegne sul fondo e su questa azione si conclude una bella partita terminata 2-3 in favore dell'Accademia Rimini.